ain't shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. Shit without your homeboys.
shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. Shit without your homeboys. Buonasera e bentornati sul canale di Chromatic Scale. Come sempre io sono Icarus e siamo tornati su Bloodborne con una maglia azzeccatissima peraltro. Buonasera, ciao nonni, buonasera. Siamo tornati su Bloodborne per un motivo ben specifico che verrà rivelato più avanti durante la sera, quindi restate sintonizzati per non perdervi il motivo per cui siamo tornati su Bloodborne, che è alquanto interessante per quanto mi riguarda. Allora, questa sera facciamo qualcosa di curioso. Chi è che mi scrive? Uffa, ok, non, I don't care. Allora, questa sera cominciamo una nuova fantastica partita. Oh sì, il sangue spunto. Ho già i brividi. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi svelare il suo mistero. E è una cosa della quale si parla spesso, tutto, o perlomeno si parlava spesso, insomma. Calma, quando avrai un po' di anni, sangue, con sei anni di ritardo, ma vabbè. Vedremo, stasera andremo a vedere come iniziare una run basata su la caratteristica arcano, più o meno. Vediamo una regolata un attimo al personaggio, vediamo un po' quello che ci viene fuori di interessante. Abbiamo qualcosa di no, mamma mia,
Ok, allora, ci serve un nome. Ai ai ai, ci serve un nome. That's a bummer. Mi ho fatto non pensarci prima. Ok. Origine. Allora. Una caratteristica con più arcano è destino crudele. Quindi direi proprio che sia il caso di cominciare con Destino Crudele. Oddio. Perché no? Nice. Ok, Arcano 14 è un buon punto di partenza. Ora, ci sono un paio di cose fondamentali all'inizio del gioco che dovremo, sulle quali dovremo mettere le mani. Beh. Non si corre con la... non è Nio. This is bad, non mi ricordo i tasti. No, vattene. Ok, allora per prima cosa dobbiamo mettere le mani sulla sega lancia. Quindi sappiamo già dove andare. Oh! No, questa è una schivata, ho sbagliato tasto. Corri, ho sbagliato tasto! Aia! Ok, siamo salvi. Sbrigati! Ok, siamo salvi. Vediamo se riesco a fare. No, non ci sono riuscito.
Yharnam Centrale. Bello come alla mia destra si veda la ring light. Ok, tra l'altro il buon Ludwig è qui con noi. Ok, allora dobbiamo parlare con Gilbert perché la sua quest è molto importante per la nostra per la riuscita del nostro bilancio. Lasciamoli i ciottoli, non ci interessano. Ah, devo riprendermi. Devo riprendere la mano con i tasti. Perdiamo un po' di tempo con questi babbei, così riprendiamo un po' la mano, anche con il layout diverso del pad. No. We're off to a bad start. Va bene, ci sta. È da tanto che non gioco, non ricordo neanche mezzo tasto, quindi va bene così. Oltretutto ho tra le mani il pad della PlayStation 4 ed è diverso da quello della 3, della One, con cui gioco a Nio, e il layout dei tasti è ovviamente diverso, quindi è un disastro. Questa città è finita. Ok, il Perry c'è ancora. Posso prenderlo. Non volevo dover combattere tutta sta gente, ma potrebbe essere utile a livello di echi del sangue. Tutto quello su cui riusciamo a mettere le mani è da raccogliere.
We're off to a successful start. Oh, beh. Parliamo con la vecchiarda. No, senti, senti. Sì, no, già, vabbè. Parliamo con Aileen. Grazie, ciao. Ora. Io non me lo ricorderò mai qual è quello che ci serve, quindi li faremo vedere entrambi. Forse. Questo mi sa di sì. Forse era questo, non lo so, non me lo ricordo. Dovremmo avere un po' di accortezza nello scendere e decidere quale delle due andare a prendere. Ovviamente. Dov'è il pistolero? Qui. Slash. Ora facciamo finta di niente. What is left? Piena non fa male. Non sarà facile. Vediamo se ricordo come. Cazzo. Ok. Ok, piano piano, we're getting there. Ce n'era un altro qui, questa è tutta roba. Chi è stato? Vabbè. Ora destra o sinistra? Non lo so, non ricordo. Yes. Una conoscenza del folle che ci fa super comodo, così possiamo livellare ben prima del dovuto. E non era qui la scala. Eccola qua. Non è vero. Eccola qua.
tutti che sparano nessuno. Speriamo che non ci buttino giù dalle scale. No, in compenso c'è... Oddio santo. E vabbè. Veri, stupido licantropo. Dovremmo rifarci tutta la strada, ma useremo la strategia della corsa disperata. Funziona quasi sempre. Vabbè. Permesso? Horror. Actually, ah no, non posso passare. E muori. Oh no. Devo perdere tempo con questi cagnacci. Se no me li ritrovo. No, 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 no. Cioè i cagnacci. Ok, we're back here. Quello è già giù, quindi noi possiamo tranquillamente scendere. Easy peasy. Ehi bestione! Dammi due fiale per favore. Grazie. Much needed. Oh cazzo, m'ha visto. Dammi due fiale pure. Oh oh. Oh no 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 no. Ah già, devo riprendermi gli echi di prima. Oh Dio, grazie, sono qui per terra. Ok, dov'è la cosa che devo prendere qua giù? Moves. Vediamo di non fare una finaccia di nuovo. Ah. E cos'è quel quadratino laggiù? Ora in realtà a me piacerebbe prendere quelli, ma probabilmente... Ah no, sì, va bene. We can do this. The
Vediamo se riesco ancora a navigare Yharnam come un tempo. Allora, qui ci andiamo a prendere la cosa. Ci andiamo a prendere... il Carillon, che sarà fondamentale contro lo sconto di Gascoigne. Multislappiamo il gigante. Troll, o chiamatelo come vi pare, liscio. Una notifica su Telegram. Non conosco la tua voce. Ti conosco le donne. Sei una cacciatrice? Allora potresti andare in cerca di mia madre. Papà non è mai tornato dalla caccia e lei è andata a cercarlo. Non ho più sue notizie da allora. Non è partita una cosa su Telegram. Sono sola e spaventata. Porca puttana. Che nervi. Ecco, adesso è partita. Bastardo di un programma inutile. Con il sottofondo il doc. Davvero? È così? Suon qualcuno? Ok. Ah! Sono un disastro con i tasti. Bau 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 bau. L'idea è quella. Ah! L'idea è quella di iniziare. Oh! Amico, non ci prendi proprio niente. Neanche io, però tu peggio. Oh, cazzo! Testo, come ha fatto? Arriva qui. La build più easy e veloce che ci sia all'inizio del gioco, insomma. Quindi lanciafiamme e arma di fuoco. Caspita, questi erano ciottoli. Ciao Melusin, buonasera. Bentornata, tra l'altro. Tutto bene qui. Che botta. Non di sotto per favore, grazie. Urna di petrolio. Pretty useless though, per come la vedo io. Tu come stai invece? Oh, sono contento. Sono contento che ti piaccia. A quanto pare non sono arrugginito più di tanto. Per la cronaca, Bloodborne è il mio gioco From Software preferito. Senti, ma se io li lascio stare troppo tardi. E lo sapevo che... Nicely done, bitches! Cazzo,
Questo poteva essere un modo per me, quello. Sul serio? Riprova, sarai più fortunato. Wow! E invece no, niente, la tua fortuna è finita, amico mio. Ciao ciao. No, è troppo. Ok, grazie. Yes, abbiamo fatto il giro e abbiamo dei nuovi vestiti. Da qui si può scendere senza spaccarsi le ginocchia? Chiaramente no. Quindi... vai, silenzio. Allora, c'era una cosa da prendere qua. E ora sono curioso di prendere, non ricordo che cosa sia. Vai, spara. Sangue freddo denso 5. Sono tutto orecchie. Hai farmato troppo. Che bel gioco. Big Nope, non devi scendere dalle scale, ma giustamente se io sbaglio tasti. Ora riuscirò io a sorpassare questi due bestioni, oppure il ranking è bilanciato un po' a caso? Qualcosa mi ci fa pensare. Allora, no, senti, facciamo la strada. Oh, salve! Oh mio Dio! Aia! No killing, please! Thank you, my friend, che sei morto prima di me. Me l'ho dimenticato, ma questo da laggiù è venuto fino a quassù per rompere le scatole? I guess I'll take your stuff. Molotov torcia. Addirittura. Così tanto. Allora ragazzi, quando si avvicinano le scale a pioli dobbiamo stare tutti super attenti, perché io e le scale non andiamo d'accordo. Probabilmente l'ho già raccontato, ma continuerò a raccontarlo fino alla fine dei tempi. C'è un motivo se... c'è un motivo se dei miei amici tempo fa usavano la battuta "tu e le scale". Sì. Io e le scale siamo dei pessimi compagni di viaggio. Ed è proprio tratto da questo gioco. Allora, qui c'era un oggettino del cazzo da prendere.
non è vero? Belva. Ningguang. Maledici un po'. Oltre 10. Salve. Salve, Snobby. E io caccerà a rinf... Molto bene, lasciami. Addio, che... Ciao, ciao. The Doll is un evil, tempo. Il super evil, altro che... Un tempo. Zuzzerio. Bentornati. Molto bella. Lo sappiamo che purtroppo è una di quelle persone che sopravvaluta Sekiro. Però se... se non sbaglio, oggi era su Bloodborne, era tornato, no? Con la randomizer venduto. Here we go. Non è morto. This is extremely bad. Oh, salve. Ok, allora, Chierico Belva o Gascoigne. Andiamo dal Chierico Belva, va, vediamo come va la faccenda. Aia! Mi sono distratto e questo è il risultato. Salve, don't mind me. Ok, boss time. Non vedo niente come sempre. Ah.
We did it first try, ragazzi. Mi ricordo ancora come si fa. Oh yes. Complete. Ok, poi muoio per un po'. Ah, sul serio. Oh no, 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 no. Non mi ricordo più come si fa, evidentemente. E vabbè. O forse no. Vorrei onestamente poter tornare a riuscire ad avere altri 6 cosi. Altri 6. Altri 6 frammenti per poter portare l'arma a più 3. Che non è male. Ci renderebbe un po' più semplice l'affrontare a coso. L'affrontare a... Bentornati. Molto bella. Come si chiama? Affrontare addio che tu il che sarebbe l'ideale. No, non posso. Suppongo che la nostra più 2 dovrà bastarci. Grande ponte e arma centrale si fa prima. L'ultima volta che abbiamo giocato, quando abbiamo fatto la run con la Blade of Mercy, avevo beccato un sacco di drop, perché per comprarle avevo dovuto farmare 40.000 echi del sangue tipo solo sulla zona iniziale,
è stato deleterio, però nel farmando i chi del sangue ho beccato anche un sacco di cose, dei frammenti di pietra del sangue, quindi abbiamo praticamente cominciato il gioco con l'arma di 3. Però siccome non ho voglia di perderci troppo tempo su Arnhem Centrale, facciamo il minimo indispensabile e ce ne andiamo. Vediamo se riusciamo a sistemare. Si è dimenticato? No. Quanta roba. E perché non funziona? Ok. Comunque, questa è la scala in questione della storia che vi raccontavo prima. Caddi da questa scala perdendo un casino di echi del sangue. Booty slap! Perché e questi non sono niente in confronto a quelli nell'incubo di Menzies. Quelli sono veramente un sono veramente un incubo. Appunto, silenzio. Ok. Slowly now. Sip slowly. Lo sapevo che mi prendevi. Non l'ho preso. È andato bene. Ok, boss time. Father Gascoigne. Let's see if we can do this. Quanto sono stupido, mi sono dimenticato una cosa fondamentale. Oh, sei matto? Che odore è quello? Il dolce sangue, oh, è come musica per me. Così intenso da far ammalare. Ok gioco,
qualsiasi cosa sia successo a me sta bene. Magna questa va. Cazzo è successo, non lo so neanche io. First try, paravam, 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 pam. I still got it. Ragazzi, mi sarei aspettato che sarebbe andato veramente peggio. What's that smell? It's enough to drive a man insane, mi sembra. Caspita, devo metterla devo mettere la lingua inglese prima o poi. Hello. Aia, non dovevi colpirmi. Assolutamente. Non smetterò mai di dirlo, anche dal punto anche dal punto di vista del doppiaggio, fenomenale. E la cosa bella è che anche il doppiaggio italiano di questo gioco è fenomenale. Cioè non solo quello in inglese, anche quello in italiano. Spara! Spara! Tesoro! Non mi ha sentito. Dov'è finita la tizia? Ah, eccolo. Bentornati. Molto bella. Addio, che... Ciao, ciao, ciao. Altre 5 di te non mi interessa niente. Yharnam centrale. Ok, allora ragazzi, 1 hour mark. E io direi che ci prendiamo il lanciafiamme se Gilbert ce lo dà. Non mi ricordo bene se è questo il momento in cui ce lo dà, onestamente. Sono un po' arrugginito, perdonatemi. E poi potremmo fare un minimo di pausa. Facciamo una pausa di 5 minuti. Devo controllare una cosa di là. Perché è così giallo sto posto? Grazie Gilbert. Perché è il tramonto.
Ok, allora, mentre viaggiamo verso Cathedral World, ragazzi, 5 minuti di pausa, non ve ne andate, torniamo subito. Ok? A fra poco. Probabilmente la pausa più veloce del canale. Da che tempo è tempo. Salve.
Aia. Perché ho sparato? Allora. Vediamo di andare qui. E mentre il big boy passa, mettiamo il cilindro. Bravo ragazzo, prosegui per il tuo cammino verso l'alto. Ascendi verso la piazza che io me ne vado. No. Perché non funziona mai. Ok. No. Oh, ma manca. Circondati da sti corvi maledetti. Il monocolo, oggetto fondamentale per la nostra run. Non so bene perché, ma... Ok, allora c'è... No, lì c'è un corvo. Non ho bisogno di te, signor corvo, ma ho bisogno di... quella bestia lì. Ecco qua, bene, se n'è andata. Corri, 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 corri. No! For the love of God. Che stai facendo? Allora, qui c'era un baule, mi pare. Quit out veloce per far respawnare quella Wandering Madness e si prosegue. Allora, queste cose, questi step che sto facendo qua e là non sono particolarmente fondamentali per la run arcano, ma diciamo che ci aiutano, perché tutti i potenziamenti che riusciamo a mettere le, su cui riusciamo a mettere le mani sono utili. Oh no, oh no, tu no, tu no, tu no, tu no. Ok, allora, secondo i miei calcoli dovremmo già essere capaci di portare P3 la nostra arma, ma non lo faremo ancora. Perché sennò ci mettiamo 6 giorni e 6 notti a fare avanti e indietro. Allora, canaccio? Ecco, bravo. Oh, wow. Perché non l'ha colpito? Non si sa. Mi dovete una cura, bastardi. Mi è passato un motorino.
4 molotov, grazie. Ora, questa è la parte infame con ben 2 cani e un fucile. Aia, aia, aia. No, 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 l'ho ucciso il cane, porco mondo, lo sapevo. I cani. Mannaggia. Sapevo che sta parte sarebbe stata bastarda. Maledetti canacci. Perderà l'agro quel tizio, speriamo. Già. Oh oh! A chi attacchi si usa di qua? Come ha fatto a prendermi? Guarda quanto è fetente sto figlio di no. Tutta colpa tua, tu e dei tuoi canali. Ma poi che caspita di attacchi c'hanno sti cagnacci maledetti. Cioè quello era fermo ma ha colpito 3 volte di fila. Tu sei una... Lo farò per... Ciao Alfred. Oh, prendi questo per... Grazie. La... Potremmo trovare... Il primo. Come dai per... E chi... Beh, e la tengo da... E non è chi ma... Addio che... Ciao ciao ciao. Il primo perché dobbiamo andare a sconfiggere il... uno dei boss che odio di più di tutto sto gioco. Che è il Watch Dogs of the Old. Oh, animation cancel. Non pensavo dire ci sarei ci sarei. Ok, avete capito. Non so più parlare stasera, ragazzi. Quei cani mi hanno mangiato anche la lingua. Gemme del sangue, bla bla bla. C'è una bestia che non ho voglia di combattere. Oh! Quasi. Abbiamo già perso. Oh cazzo. Dai, dai. Miscela di sangue acre, questo ci servirà per il prossimo boss. Ora, torniamo al sogno del cacciatore. Abbiamo almeno 1/2 livelli da fare e ci potenziamo l'arma, tra l'altro. Su una speedrun vera e propria questa lanterna non viene accesa mai. Bentornati. Molto bella. Io l'accendo perché sono scarso. E perché, addio. Uh,
Io l'accendo principalmente perché uno sono scarso e due perché non so fare lo skip di quel posto. Abbiamo solo 6 proiettili. Non so fare lo skip di quel posto, quindi non so, e non si sa mai come va con il boss. Quando gioco io succedono mille cose diverse, l'avete visto prima con Gascoigne. Quindi ce la prendiamo un pochino più con calma, prendiamo questa cosa, perdiamo un minuto per aprire la shortcut e poi andiamo avanti. No, questo lo skip non riesco a farlo. Rischio di perderci 3 ore per cercare di acchiappare il salto. Riesco a paraculare questa bestia qui sotto con una molotov. Dai, dai, dai. Yes, non cadere di sotto. E vai. Molotov for the win. Tu, cacciatrice. Non hai visto l'avviso? No. Torna su, Purtroppo questo skip non riesco a farlo. E non è. Il bello è che non è neanche. Sei una cacciatrice abile, capace, spietata, ebbra di sangue, come i migliori cacciatori. Ed è per questo motivo che devo fermarti. Oh no. Oh cazzo, ho sbagliato strada. Beh, siamo arrivati di sotto. Daccia la miseria. Esatto. Ora. Vediamo di tirar fuori tutte le nostre skill. Ah, lasciami stare, bastardo. Non spararmi. Bene così. No, caspita, mi ero dimenticato questa cosa. Cado di sotto. Crank. Maximum concentration qui. Vediamo se riusciamo a prendere. No, che fai? No, splat. Tutto a posto, non è successo niente. Sangue rituale che si fa comodo per il calice. No, no. Di qua in mezzo ai corvi non ricordo cosa c'era, ma ci faremo. Se non moriamo prima per via del corpaccio da noi. E basta. Altri frammenti di vetro di sangue. Salve, come va? Don't mind me, please.
Ora qui c'è una shortcut che andremo ad aprire, perché la prudenza non è mai troppa. Che bello quando ste bestiacce ancora le sciotti con una molotov e basta. C'è una cosa utile. E tendenzialmente, aspetta. Oh, che palle. Perché sti cosi li mettono sempre a coppie o a triplette? Noi ne abbiamo aggrato uno per volta. Come and get it. Bastardo. Sì, Roar, sì, grande, grosso e cattivo. Io arno messo. Ok. No. Ci prendiamo le pastiglie rompigioco. Salve. Va. Aia, potrebbe evitare per favore? Dai su, ho deciso che voglio combatterti, ma tu sei un fedele e vuoi uccidermi. E a me sta cosa non mi sta bene. Quindi ciao. Wow there. Salve. Qui c'era qualcosa, vero? Sì. Oh, carta infuocata per due. Ok, la shortcut l'abbiamo aperta, dritti al boss. Oh cazzo! Ho detto al boss, non a te. Persistente quel lupone, comunque. Ah! Piola di sangue, tutto sempre, tutto molto ben accetto. Ora. Passo al lato. Era bene evitarlo. Ma... No. Non a lui. Ma che cazzo. Vabbè, ci torniamo dopo. Ciao. Mannaggia la miseria. Ok. Ancora
amico mio, eh. Allora, perché mi fai sprecare un sacco di materiali senza che io possa usarli seriamente. Quindi, caro il mio gioco, io e te non andiamo d'accordo quando è così, perché quando vedi che io mi baffo tu diventi impossibile, non va bene. Ora sappiamo tutti che la mia pazienza per le cazzate finisce molto in fretta, no? Ecco, quindi per favore agisci di conseguenza. Lo so che è scriptato, mannaggia la miseria. Tranquillo che lo so bene. Stai usando un buff? Sarebbe un peccato se io ti uccidessi adesso, in questo preciso istante. Salve. No, no, no. Dopo Reim. Stavo premendo il tasto per curarsi. Ok, suppongo che dovremmo farlo alla vecchia maniera. Devi farlo a noi. Suppongo che dovremmo farlo alla vecchia maniera, perché abbiamo finito la miscela di sangue acre. Vabbè, se vuoi farmi cadere per forza, allora. Ci stiamo mettendo anche troppo tempo su sto posto. Non lo sopporto proprio sto posto. Più forte di me. Che cazzo ho fatto? Ho sbagliato. L'universo.
Master. Il frame rate. C'è niente da fare, ragazzi, quando mi impunto su usare le strategie più efficienti per fare i boss viene fuori un disastro. C'erano 3-4 echini, pazienza. Easy, vedi? Vai dritto per dritto, lo prendi a schiaffi, il boss viene sconfitto. Cerchi di fare le cose belle, no, non c'è verso. Vabbè. Molto bella. Addio, che... Ah no, è finito tutto. Che devo fare? Devo fare... Allora. Prima del calice torniamo a Cathedral World. Ci liberiamo la strada per Amelia e nel frattempo prendiamo la prima runa che fa danno da fuoco e un'altra runa che non è per niente male. Così quando andiamo a e magari, se non ricordo male, c'è pure qualche frammento gemello di Pietra del Sole. Gatling. Proprio una communion. Communion! Uno dei più bei album di Celtic Flash che io abbia mai ascoltato. C'era un cretino qui dietro. Frammenti gemelli non ci bastano, però è pur sempre un inizio. Allora, per quanto vorrei andare su, l'ideale è andare giù, perché su che c'è da prendere? Vabbè, dai, andiamo su a prendere lo stemma. Ah! Tanta roba, sì. Oh oh. Ah. Oh. Oh cazzo. Ok.
suppongo che sia andata meglio del previsto. No, no, no. Nonno lanciafiamme, è sempre al top, nonno lanciafiamme. Caspita ragazzi, ricordo ancora la prima volta che giocai a Bloodborne, che arrivai di fronte a sta porta e mi chiesi, ma come caspita si apre? E non sono mai riuscito ad andare oltre ROM perché il gioco non era il mio e me l'avevano prestato e basta, quindi più di tanto non sono mai riuscito a giocarci e ero arrivato fino a ROM e non riuscivo ad andare avanti. ROM che tra l'altro continua ad essere il boss più RNG del gioco. E vabbè, è andata meglio del previsto. Ok, piano, slowly. Oddio. The Great Mass comunque sia è ancora uno dei miei album preferiti. Non la voglio accendere sta lanterna, perché altrimenti poi mi dimentico e sono costretto a tornare qua per forza. Ma che che fortuna! Ok, va bene. Nemico qui non l'ho mai affrontato a livello dei dungeon, perché tanto quando arrivi qui muore praticamente all'istante perché te lo becchi con un backstab e fine. Riusciremo a prenderlo alla sprovvista sto tipo? Ho i miei dubbi, ma... Infatti. Oh! Fico! One shot, one kill con la bomba. Una fiala di sangue, che schifo, non ci fa. Off we go! Thank you.
i cosi, i mind player. Mi ricordo me stesso, che cazzo. Sono dei nemici un po'... diciamo che hanno dei versi che sono molto... per i versi, infatti. No! Ma sei matto? Per l'amor del cielo! Sì, ok, io sono arrivato qua, ma volevo fare il giro del mondo prima di... Non è andata come volevo che andasse, ma ok. Mi dimentico sempre che sono questo gioco. Molto grindcore, ecco, esatto, mi hai tolto le parole di bocca. Che su sto gioco non ti puoi sedere al falò. E per quanto sia una meccanica carina ed interessante, delle volte è veramente annoying. Cioè, delle volte è veramente rompicojones come meccanica. Ma che cazzo! Mica siamo matti, no? Mind your own business, stupid giant. Guarda. Bastardo maledetto. Ok, la nostra arma sarà presto più 4. Oh, no. Oh, mica sta tornando indietro questo, no? Sarebbe dovuto andare così. Ah, muori. Ok, è morto. Io non capisco chi mi sta sparando di qui. Perquisisci il cadavere? Oh, fico. Vieni a prendere. Mamma mia, che ritardo in questo posto. Non avevo mai fatto sta parte al contrario, sapete?
Non ero mai passato da qui. Suppongo che per certi aspetti. Tra l'altro, io mi dimentico di certe cose, ma essendo la nostra build straniera, quindi va, essendo la nostra una build arcana, le nostre molotov fanno dei danni sproporzionati. Oh, ma cosa? No. Oh, grazie. Oh, grazie. Vai, Arianna. Arianna. Oh, grazie. Tu, qualche via. Allontanati dal mio castello. No? Che cosa? Oh, per. Sangre. Che vuole? Ciao. Stammi bene. Mi sono sempre chiesto perché sti tizi vanno in giro con dei bastoni a puntellare la gente. Chill out. Ehi, Ravenard, ben arrivato. Certo, senza problemi. Quando vuoi, Ravenna. Easy peasy. Ok, allora abbiamo fatto tutto il giro di Cathedral World, quasi, ma c'è rimasto poco e niente. Quindi torniamo al sogno del cacciatore, facciamo, creiamo il calice. Sveglia? Ah, mischi. Cosa? Non cosa? Ah. Bentornati. Molto bella. Addio, che. Ok. Ok,
Caspita, non possiamo usarla ancora quella di... quella di fuoco che abbiamo trovato. Quindi dobbiamo andare a prenderne un'altra. Mm-hmm. Bene, è giunto il tempo. Oh, ti ho portato fortuna con gli spacchettamenti epici, leggendari, mega galattici. E allora it's time to andare a fare i calici. Hai davvero trovato qualcosa di interessante? Due personaggi nuovi, olè! Di fuoco, ai ai ai. Tanto meglio allora. E questo doveva tirarmi una bomba in testa per forza, no? Maledetto. E com'è andata? Relicchia raffinata, drop bronzo, strano. Scusa? Lo schema è argento. Beh, comunque l'hanno tolto dal volto, quindi adesso c'è tutto il tempo per farlo. Fortunatamente questo il gioco lo sa. Fortunatamente questo sabato non ci sarà lo stream di Warframe, perché io non ci sarò. O meglio, se ci sarà lo stream di Warframe, non sarò io a condurlo. Permesso, permesso, permesso. Vediamo di non perdere troppo tempo in giro su... calici, non c'è niente che ci interessa se non il boss del secondo livello. Oh giusto, me l'ho dimenticato di te. Me l'ho dimenticato del primo boss. Io penso al secondo, ma il primo è anche peggio. Per me è festa perché ho deciso di andarmene, che se no sarei comunque, cioè avrei lavorato comunque. Ouch, che male. Molotov. Not bad, però era l'ultimo. Oh. Vabbè, m'ha shottato.
Io non ho giorni di ferie. Silenzio. Scusate un secondo se mi allontano, ma devo far scendere il gatto da sopra il PC. Io non ho giorni di ferie. Il mio contratto non prevede giorni di ferie. Essendo pagato a ore, semplicemente non lavoro e tosto sto nemico. Devo stare super in campana questo posto. Una quantità di danni spropositati. No, Sauron, scendi. Scusate il mio gomito davanti allo schermo. Scusa, pensavo te l'avessi detto, perdonami. Ero convinto te l'avessi detto prima, cioè, una volta. Però che cazzo mi stavo curando? Vabbè. Che succede quando un personaggio arcano decide di utilizzare l'arcano? E vince. Big brain time, ragazzi. La gabbia in testa è next level. Niente, ho defenestrato il gatto dalla stanza, l'ho mandato di là. Continuava a salirmi sul computer e ho paura che mi preme il pulsante e me lo spenge, allora l'ho mandato di là.
così può andare a dormire dove gli pare, ma senza rischiare di spengermi il computer. Ok, un passo avanti l'abbiamo fatto. È inutile sta gemma. Non così. Per chi non lo sapesse, effettivamente su questo fantastico gioco le armi si rompono. Quindi se uno non sta in campana, resta con le armi rotte. Mi è successo. Soprattutto in quella fase, nel prima dell'ultima run che abbiamo fatto, quella con la Blade of Mercy. Lì c'è stato un chiaro problema di... Ah, trappole! È stato un chiaro problema di armi che si rompevano perché continuava a farmare come un drago. Ok, allora vediamo qui. Questi due babbei. Oh cazzo, sono tre! C'è nient'altro, ok, non devo andare qui. Senti, eh? Guarda tu se io devo rimettere la gente dentro i sarcofagi. Sarcofagi. Ah, e per chi non lo sapesse, per quanto possa sembrare strano, oh oh, per quanto possa sembrare strano, esistono i muri illusori su questo gioco, ma sono esclusiva dei calici. Oh no, il trippone rotolante. Riusciremo a coglierlo alla sprovvista? Yes! Miseria ladra. Zaccate. C'è stato un attimo, che scena brutta. C'è stato un momento di tensione, eh. Che cosa hai visto? Hai visto uno dei nemici dei calici di Bloodborne? Sbagliato strada. Ok.
io odio con tutto me stesso. Ah no, è il terzo boss, non il secondo. Mannaggia la miseria, dobbiamo farci anche quell'altra. Oh oh. Dobbiamo farci anche quell'altra. Quell'altra cosa. Oh oh. No, muoio, 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 non voglio morire, sono troppo... Oh, cazzo. Ah, curati. Che cazzo. Oh, allora. Oh. Che presa per il culo. Oh, oh. Non è morto, va bene. Adesso lo è. Dribro, dribro. Oh oh. Ah! Guardiano spietato è andato in berserk. Non so perché accendo sta lanterna tutte le volte, ma va bene. Ok, il prossimo e l'ultimo boss del calice. Ed è anche uno dei boss che non in questo calice, ma in quello maledetto, fetido e tutti gli aggettivi del mondo. Ma bisogna volare come puoi. Let's usare, no, un po' di questo. Bentornati. Molto bella. Solo due livelli? Addio, che tu... Bentornati. Molto bella. Vita, addio, che tu po- che tu possa trovare bla bla bla. Potremmo comprare il vestito di Gascogne e rivenderlo per diversi echi del sonno. Non se mai lo faccio. Oddio, ho buttato per terra tutti i libri.
perché? No. Boh, vabbè. Livello 3. Ok. Penso che stasera riusciremo ad arrivare ad Amelia, se tutto va bene. Oh! Che gentile da parte tua aspettarmi dietro la porta così. Oddio, sto posto. Chi è stato? Ah, il tizio che lancia le cose. Oh, no. Questi sono morti. Ce n'è un'altra delle campanelline. Fammi togliere di mezzo perché c'è il fiore fluorescente che spara meteore. Questo è il calice con il pellegrino. Che è un NPC misterioso che ha deciso di suicidarsi. Adesso andiamo ad aprire la porta, poi gli faremo un saluto. Grazie. C'è troppo silenzio su sto dungeon. Muffa tombale, che schifo. Eccolo. Stranissimo sto coso. Pensato avrei dovuto curarmi prima. Si è aperta la porta.
Comunque, devo ammettere che nei calici ci sono dei boss veramente interessanti. E che benché non c'entrino assolutamente niente con la storia del gioco, i calici, non i boss. O meglio... aspetta, forse ho formulato male la frase. I calici c'entrano e sono anche importanti per la lore del gioco. Però diciamo che sono un contenuto un po' opzionale. Però ecco, a livello di lore sono estremamente importanti, perché fondamentalmente tutta la faccenda di Yharnam è cominciata proprio qui. Ok, boss time, speriamo che vada bene. Un po' preoccupato per questo, ma... il Big Flaming Doggo. Oddio. Come ha fatto a prendere? E io che vedo secondo te, gioco? Io che vedo? Va bene, comunque sia molto meglio di quello che mi aspettassi. Really, 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 molto meglio di quello che mi aspettassi. Sempre al top, vedo. È sparito il template. Siamo praticamente a metà vita. Oh, che fa? Non si è matto a caricare così. Scasso tutto, scasso tutti i locali di là.
Boom. Oddio, 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 oddio. E muori, bastardo. Let's go. Perché ti siedi? Quanto è bizzarro sto gioco. Yes, let's go. Bentornati. Che molto bello. Non posso livellare, ho livellato troppo prima. Addio, brava cacciatrice, che tu... Queste sono tutte inutili, quindi ok. Per fare le cose fatte per me dovremmo farne un altro, ma... diciamo che ignoriamo la faccenda. Allora, vediamo di power levellare un po'. Bentornati. Che... molto bello, lasciami. Sei livelli? Bello sto arcano 30. Addio, che tu possa... anche 15 molotov perché non si sa mai. Ok, Cathedral World, verso le streghe e oltre. Non riusciamo a togliere di mezzo le streghe e Amelia, possiamo provare ad andare da Parma e poi tanti saluti. Ciao Arianna! Oh no! Vuoi ospre? Oh no! Oh mi... dovremmo andare ad acchiappare la vecchia, ma chi ce ne frega della vecchia? Ciao.
assolutamente tolti di mezzo perché mi stanno sulle scatole. Ok, allora, al momento, attualmente, siamo ad un buon punto della nostra build arcano, perché abbiamo arcano 30, abbiamo una gemma di fuoco sulla sega lancia, che non è per niente male come cosa. Potrebbero andare meglio le cose, sì, perché potremmo effettivamente... E non riesco a colpire tutti i pezzi altri, però... Mannaggia, mi dispiace, guarda, silenzio. C'era del codice sospetto, ma che cazzata colossale. Gemelli, bene. Senti i mormori. Allora. La risata è stata super inquietante. Quindi allora ricapitoliamo. Allora, abbiamo preso la sega lancia, l'abbiamo potenziata, siamo andati avanti, abbiamo preso il lanciafiamme da Gilbert. Dopo aver preso il lanciafiamme da Gilbert, siamo andati avanti. Che cazzo? Siamo andati avanti e abbiamo continuato a livellare arcano. Ci siamo sistemati un po' le statistiche. Un po' di vita, un po' di abilità, così via. Abilità tra l'altro dovrei aumentarla ancora di più. Who cares now? Abbiamo preso una gemma di fuoco che ci farà comodo più avanti. Andati fino alla belva setata di sangue, abbiamo preso il primo calice e una volta preso il primo calice abbiamo trovato
cazzo. Troppa gente. Caverna del fuoco che stiamo dando. L'ideale, come detto, sarebbe quello di usarne due. Ma per usarne due dovrei... dovrei rifarmi un'altra volta il calice da capo e non c'ho voglia. Quindi sta così. Per adesso va bene così, insomma, per stasera non ci facciamo troppi problemi. Nel frattempo sto continuando a prendere cose che non mi servono, vabbè. Speedrun. Altri frammenti gemelli di pietra del sangue. Venite fuori, vedete bene! Ma vattene, lui da bello. Salve. Che miseria. Brucia. La runa lago, che se non mi sbaglio è quella che aumenta la difesa. Devo farle un po' più striminzite ste guide, perché un sacco di cose che ho preso in giro così via sono state piuttosto inutili. Dai, veloce, prima che arrivano quell'altra. Guarda che testa di cazzo sta nemico. Oof.
E dai. Dai che c'è. Oh, oh. Volevo ammazzare quell'altro. Che miseriaccia, ma. Morite. Tre fiale di sangue, non male. Devo davvero farne un po' più striminzite a seguire. Ok, boss time. Pam 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 pam. Andata, first try, veloce veloce, senza problemi, senza rottura di scatole. GG. Mai combattuto così in fretta le streghe di Emmick. Dov'è il marchio? Eccole qua. Se non fa un bel botto, io la butto di sotto. Super moto dei Power Keg. Dormi, dormi. No, me ne manca due. Mannaggia la miseria. Però dovremmo aver... No, qui dovremmo aver... No, non abbiamo bloccato. Credo di poterli ancora trovare. Dovremmo ancora riuscire molto bella a trovarne altri due. Addio, che tu...
Ce la faremo? Here we go! Potevate droppare qualcosa, maledetti, eh? Tanto c'eravate. Ora qui dobbiamo essere extremely careful. Spara come matto. Ok, è andato anche questo, poco male. Carta del fulmine. Adesso fa vedere, qui ce n'era una di queste bestiole. Sì. Ora ci avevo i frammenti normali. Calcio, magari. Sono i tizi col fucile, scusa. Ok, uno già l'abbiamo trovato. Ah, eccoli. Estrema cautela andremo ad affrontare questi due executioner. Serve la luna erede per fare le cose per bene.
anche liscio. How's that possible? Oh oh. Sapevo io, accidenti a me. Sono fatto prendere dal panico perché sono partite quelle due caspita di cose. Se quei merdosi dei executioner hanno un raggio d'azione infinito. L'avevo sentita da qualche parte quell'affare. Frammenti gemelli. Tendenzialmente adesso abbiamo tutto, ma... vabbè, sti cazzi. Dai tonto, vieni qua, su. Praticamente ho sprecato una cosa. Ho sprecato una molotov. Qui c'è il lab elixir. Vediamo un po' che ci dicono i matti. No, non mi interessa. Torniamo indietro. Al sogno del cacciatore per forse l'ultima volta prima della fine dello stream. Pensavo di raggiungere Parl, ma mi sa che non ce la facciamo. Facciamo Amelia e tanti saluti. Visto che manca 10 a mezzanotte.
off we go. E via. Bentornati. Molto bello. Non lo so, sì. Due. Actually. Dammi più storia. Addio, che tu... Cathedral Wall. Andiamo a sconfiggere uno dei miei boss preferiti. Vicar Ramilia. E poi ci salutiamo. E... torno a ripetere che questo fine settimana non ci sarà la solita live il venerdì e il sabato sera, perlomeno non da parte mia. Vedremo se riusciremo ad organizzare un altro episodio del Chromatic Paint, se no ci saranno disponibili delle fantastiche repliche. Non disperate perché i contenuti cromatici non mancano mai. E oltretutto non voglio fare spoiler, quindi non vi dirò nulla per adesso, ma stanno arrivando dei contenuti cromatici nuovi e questo doveva colpirmi per forza, no? Anche questo. Beh, devo andare a... una fiala per curarli. Bastardi. Stanno arrivando dei nuovi contenuti cromatici e spero di poterli portare sul canale a maggio. E speriamo. Ma purtroppo, per prenderne in comunione. Prendiamone in comunione. Purtroppo non so ancora di preciso. Non voglio fare spoiler proprio perché non voglio... Aia, ho preso una botta in testa. E con questa cutscene direi che possiamo salutarci. Ve la lascio guardare senza di me. Mastro Willem, sono venuto a dirti addio. Oh, lo so, lo so. Ora hai intenzione di tradirmi? No, ma tu non mi darai ascolto. Ti ricordo di non scordare il nostro motto. Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi. Temi il sangue latino. Ora devo andare.
Per gli dèi, Lawrence, temilo. Ehi. Quindi, allora, siamo arrivati a Amelia. Facciamo un piccolo recap generale di questa... di questa serata. Allora, abbiamo deciso di fare un personaggio full arcano. Bentornati. Che... molto bella. Addio, brava Ketupo. E queste sono le nostre statistiche finali. Siamo a livello 40, abbiamo appena sconfitto Amelia, abbiamo sconfitto le streghe di Emwick, ovviamente Gascoigne e il chierico Belva, la Belva setata di sangue. Oh, sto facendo tutto alla rovescia. Quindi, allora, abbiamo cominciato con Destino Crudele, che è il setup che ti dà più arcano a inizio gioco. Poi abbiamo preso la sega lancia vicino a Eileen, abbiamo potenziato la nostra arma più 2, mi sembra, tolto di mezzo il chierico Belva, tolto di mezzo Gascoigne, preso il lanciafiamme da Gilbert e siamo andati avanti. Siamo arrivati ad Old Yharnam, abbiamo fatto fuori la Belva setata di sangue. Nel frattempo abbiamo portato la nostra arma a più 3 e forse addirittura più 4, credo. Anyway, dopo la Belva setata di sangue abbiamo fatto il giro di Cathedral Ward, passando per la vecchia officina dei cacciatori, prendendo il nostro primo cordone ombelicale, prendendo, cosa molto importante, gli abiti dell'automa, perché sono molto importanti, perché se li vendi ti danno 35.000 echi del sangue. 35.000 echi del sangue a inizio gioco sono un sacco. Poi da lì, dopo aver fatto tutto il giro di Cathedral Ward, siamo andati nel primo calice, sì, nel primo calice, che è il calice di Ptumero, quello normalissimo che prendi dopo la Belva setata di sangue. Abbiamo raggiunto il terzo livello, sconfitto tutti i boss, e una volta sconfitto l'ultimo boss, il boss finale del primo calice, che è il Watchdogs of the Old Lords, custode degli antichi signori, non mi ricordo male, abbiamo preso la runa di fuoco per la sega lancia. E da lì siamo andati a Emwick, Charnel Lane, a prendere altri materiali, le streghe di Emwick e l'arnese per le rune di Caeryl, che tra l'altro non ho messo perché mi sono dimenticato. Abbiamo portato la nostra arma a più 5 con i materiali trovati a Emwick, e per portarla a più 6 siamo andati a destra della grande cattedrale, fatto fuori i due tonti, i due cacciatori di Argul e tutta l'altra gente, per apprendere dalle Wandering Madness che stanno lì altri frammenti gemelli. Una volta sistemati quelli, fatto fuori, abbiamo livellato la nostra arma a più 6,
che ci ha permesso di utilizzare, ecco, questa gemma del sangue del fuoco è quella che droppa dentro il calice, mentre questa è quella che abbiamo trovato vicino a Mind Flayer a Cathedral World. In questo slot qui io ho messo quella del sangue rosso perché sinceramente non avevo voglia di rifarmi un'altra volta il dungeon, anche se quello sarebbe stato l'ideale, così che ne avremmo avute due da mettere lì, due dello stesso tipo di fuoco assieme a quella calante in fondo sarebbe stato l'ideale, con tre gemme di fuoco. Però diciamo che va bene così, uguale allo stesso modo, insomma. Io già l'ho fatta una run con questo setup e alla fine della fiera il danno da fuoco fa comodo soprattutto all'inizio del gioco, ma dopo un po', diciamo, se non trovi delle gemme veramente importanti, la run arcano si basa molto 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 su gli Hunter's Tool, quindi tipo il guanto del carnefice e col Beyond e così via, e quelli con veramente tanto coso, veramente tanto arcano, scalano un botto. Speaking of which, cosa che io ho usato molto poco, perché purtroppo io i consumabili non andiamo d'accordo, sempre il terrore di usarli consumabili, però le Molotov scalano, se non ricordo male, A in arcano, il che significa che più arcano avete e più danni faranno le vostre Molotov. Quindi è un consumabile, ma è da considerarsi quasi al pari di un Hunter's Tool, insomma. Bene, allora, questa era la mia sconclusionata guida su come iniziare una run arcana di Bloodborne. Vedremo la continuazione di questa run, può darsi, non lo so, magari con due gemme invece che una rifarò il calice, non lo so sinceramente. Però, hey, it's good to be back, devo ammetterlo, è sempre bello giocare Bloodborne, mi piace sempre un sacco sto gioco, mi diverto sempre un sacco. E niente, io vi ringrazio della compagnia, vi do appuntamento, purtroppo non come sempre, a venerdì e sabato, perché non ci sarò. Ma lunedì sera con il Chromatic Paint, poi mercoledì, venerdì e così via, il nostro programma continua. Entrate su Discord se non lo avete già fatto, così che potete restare in contatto con noi anche quando non siamo live, e unitevi al canale Telegram se non l'avete già fatto per beccarvi le notifiche di inizio live, visto che Twitch tende a fare le bizze al riguardo. Detto ciò, io vi saluto. Vi saluta anche la mia maglia a tema, non so se riusciamo a vederla, eccola qua, o Bake Tulu, non potevo non metterla giocando a Bloodborne. E niente, ci vediamo presto, alla prossima, e fino ad allora buona fortuna. It's from my mind. Ha 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 ha!